Solstizio d'estate al Castello di Vero, un progetto fatto dall'assessore Franco Piperno. Che cosa vuol dire per la vita dell'uomo, per il trascorrere dell'uomo, la luna? Beh, la luna è come vorrei dire, illuminare che si vede più nettamente, quindi la luna nei secoli è servita soprattutto per le popolazioni che erano dedicate a un'attività pastorale come orologio, cioè nel senso che la luna divide il mese. Tra l'altro è interessante che nelle altre lingue la parola luna viene dalla stessa radice che la parola mese, per esempio in tedesco o in inglese, in sanscrito mes, che vuol dire mese, vuol dire anche misura. Quindi in altre lingue è più chiaro che nella nostra la funzione della luna, che è servita a cadenzare il tempo, nel senso che le quattro fasi della luna permettono di avere diciamo una possibilità di fissare degli appuntamenti, cose che l'anno è troppo lungo per fare. Quindi nella luna c'è un elemento di orologio naturale che soprattutto le popolazioni nomadi e quelle dedicate all'attività pastori hanno sempre utilizzato, e questo appunto si ritrova anche nel mito, nel senso che la luna è una dea importante, la sede della luna è nel cancro, che è un tipico segno femminile, e così via. Quindi la luna... Luna come ciclo. Come ciclo, esattamente. La luna ha le quattro fasi, quindi le quattro fasi possono essere considerate come se cadenzassero una settimana, perché grosso modo la luna ci mette 29,5 giorni a tornare al posto di prima, è come se fossero 7x4, 28, come se fossero 4 settimane. E fra l'altro, come si sa, naturalmente questa ciclicità è anche legata per esempio alla mestruazione delle donne, che ha spesso in altre lingue la stessa parola che il mese. Del resto credo che in maniera familiare si dice sì, ogni mese. Quindi da questo punto di vista l'origine è arcaica, che vuol dire ancora prima della scrittura, di questo rapporto con la luna. Ed è proprio questo carattere arcaico che può attrarre le persone nel mondo d'oggi, dove tutto è terribilmente astratto, ci sono poche cose che sono rimaste come prima, sono le stelle, la luna e il sole. Quindi guardare alla luna per capire un po' il tempo che veramente trascorre e non renderlo un tempo economico che va avanti attraverso il flusso del denaro. Esattamente, cioè guardare alla luna vuol dire intanto essere coscienti di stare sul pianeta Terra, cioè oltre a essere di Cosenza, calabrese, italiano, un elemento importante è che noi siamo terrestri, cioè noi stiamo su un pianeta vivente, e la Luna è una compagna fondamentale della Terra, nel senso per esempio che ci salva da tutta l'attività delle meteoriti, che altrimenti colpirebbero la Terra. E quindi per esempio quando con il telescopio uno guarda la Luna vede questi crateri della Luna, spesso molto regolari, e questi crateri stanno a significare che tanti sassi celesti sono stati catturati dalla Luna. Quindi la Luna è la compagna della Terra, ma bisogna aggiungere che mentre la Terra è viva, la Luna è morta, cioè la Terra è un organismo capace di autoregolarsi. Ad esempio, se aumenta troppo l'anidride carbonica, la Terra emette attraverso il plancton dell'altro ossigeno, proprio perché la Terra è un organismo vivente, l'atmosfera attorno alla Terra ci testimonia di questa cosa. In generale, il guardare il cielo ci permette di fare l'esperienza del sublime, è l'esperienza per la quale noi ci troviamo immensamente piccoli rispetto queste enti che guardiamo nel cielo, e però nello stesso tempo possiamo dominarli intellettualmente, cioè da un punto di vista corporeo siamo niente, si pensi solo alla distanza. La Luna dista 300.000 km, ma per esempio il Sole dista 150.000 km, la stella più vicina dista miliardi di miliardi di chilometri, quindi
tutte le distanze, oltre che le dimensioni, sono enormi rispetto a noi. E però nello stesso tempo, o attraverso il mito, o attraverso la scienza, l'uomo ha dominato, l'uomo e la donna, voglio dire l'essere umano, ha dominato intellettualmente questi fenomeni. E questa è proprio l'esperienza del sublime, allo stesso modo di quando uno è davanti all'eruzione di un vulcano che non c'è nessuna possibilità di contrastarla. Però nello stesso tempo chi conosce le viscere della Terra capisce perché i colori sono di quel rosso fuoco. Grazie.